Buongiorno ninja da tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Oggi mi trovo a Palermo e sono qui con Leroy Merlin, che non è Leroy Merlin, ma chi è? Marilyn Monroe, è troppo difficile per me l'inglese. Comunque non sono qui solo con questa graziosa signora, ma sono qui con altri tre youtubers, almeno dicono che sono youtubers, i quali sceglieranno il mio sgarro, il mio cheat day, suddiviso in colazione, pranzo e cena, anche se partiremo dalla cena, non è consone, ma ci proveremo, e andiamo a conoscerli insieme e soprattutto andiamo a sederci sul mio terreno da battaglia. Eccomi qua sul mio terreno da battaglia, un terreno alquanto vuoto di calorie ma elegante. Siamo qui con Maurizio Vernuzzo, che sono Spurri, io. Che e Dani Lazzarin, i quali sceglieranno il mio cheat day. Ma chi sarà il primo ad ordinare questa lussuosa e accantilante? Beh ragazzi, siamo a Palermo. Danny, no, è vero, scelgo io. Inizia il padrone di casa. Inizia il padrone di casa. Ci sta, anche secondo me ci sta. Sì, è giusto. Quindi partiamo dalla cena. Possiamo avere un menù? Sì. Pronti? Ah, perché grazie. Ci troviamo alla dolce vita in giardino. Possiamo in giardino. Ho temuto dicessi in Germania, non so perché. Dolce vita in giardino. Allora, vediamo un po' questo menù. Un menù anche in English. Ma noi possiamo scegliere quello che ci piace. Tu non scegli. No, no, io. Tu fai la cena, lo so. Tu fai la colazione domani. Okay. E io penso al pranzo. Sì, noi scegliamo quello che piace a noi. Okay, certo. Quello che ordineremmo noi. Poi se a te non piace, sti cazzi. Io ero restato se c'era anche il menù in dialetto veneto. Specialmente a Palermo, credo. Per, sì. Per te sì. Mi puoi dire di nuovo ero restato? Te lo giuro, ho avuto un fremito. E che cosa? Niente, vai. Allora, se voi siete d'accordo, miei cari commensali, io, visto che siamo a Palermo, Palermo si mangia comandi tu, si mangia bene, io farei un antipastino, Tino, un primo Ino, e un secondino Ino, come e così ti porta in carcere. Ma direttamente. Come sono le porzioni qui, tanto per capire su? Generose. Sì, il problema è che è generoso per James Thomas. Normali, consone, posso dire? Consone a Thomas. Scarsetta. Vediamo un po', come antipasto io farei una cosa un po' sfiziosa per aprirti un po' l'appetito, cioè questa bruschetta con i ricci. Ogni riccio un capriccio. Ogni riccio un capriccio. E poi in Veneto si vedono molto spesso i ricci, forse non sapete nemmeno cosa sia i ricci. Beh, magari ci vediamo dietro strada quando li prendiamo sul mercato. Attenzione, che tu intendi ricci di mare. Di mare? No, infatti intendevo i ricci. Non mi parla di ricci. No, i ricci. Hai ricci di mare? Pensavi. Ah, veramente? Sì. Ma qui si mangia bene. Si mangia bene, figa. Poi passiamo a un primo. Busiate con scampi, gambero rosso e pesto di pistacchio. Gambero rosso di Mazzara. Busiate sarebbero che posso derivano dire, da Busiago. È quello che costa di più, cazzo. Certo. Okay. Chi paga qui? Tu. Noi decidiamo cosa mangi, ma poi paghi. Ma poi paghi. Non è che mi piace molto questo format, però continuiamo. È tuo il canale. E poi guarda, il secondo, manco lo guardo perché già l'avevo pensato. Ti farei fare una bella fritturina di pesce. Buona. È la morte sua, è dal colpo di ricci. Ci sto. Ordiniamo. Ed eccoci finalmente pronti con tre piatti, tre signori che guarderanno una sola persona. Ma la challenge è per noi che dobbiamo resistere. Esatto. E non ucciderci. Questa è la difficoltà. Ma che challenge è? Allora io partirei, così ci sbrighiamo ragazzi e mangiamo anche noi. Io con la mia dieta posso permettermi questo. Che fai, mi rubi calorie? No, sputalo. Non è un bel gesto. Bravo. Non è un bel gesto. Posso avere anche un goccettino d'acqua se possibile? Adesso, che bevi adesso l'acqua. Io ti consiglierei di partire da l'antipasto. Ma perché? Ho studiato. Che miseria, ragazzi. Complimentoni. A me quando pure c'è queste uscite mi illumina la vita. Ma questo sarebbe l'aperitivo tipico siciliano, cos'è? Benzina. All'arancio. Io vado a diesel. Lui la respira, la inala. Iniziamo con questa entrata. Trattalo bene. Sì. Allora, questa è una bruschetta con i ricci di mare. Con i ricci di mare. Che se inclini, però, fai mangiare al piatto. Cioè, in questo momento il piatto a mangiare. Sì, infatti, hai metà l'hai buttata. Devi solo muoverti perché abbiamo fame. E darci un voto. Questa. Stiamo parlando di. Wow. Amazing!
OMG. Parli anche tedesco. So refreshing. Tutte le cose. Anzi, OMR. Eh? Oh my riccio. Il gelo calò in questa notte di Palermo. Poverino. Eh? Madonna, mi è arrivata una litata di riccio. Sono morto. Hai sentito il mare, proprio come le conchiglie. Thomas comunque da Prassi comincia... Da abitudine, da Prassi, da Padova. Da Padova, scusami, comincia a sporcare anche la barba. Già, che è successo? No, niente, hai perso un. Sai cos'è quello? Spillaggio di cavallo. Sì. Si trova alla grande come un pesce. Assolutamente. Ma come schifo, senza mangiare. Ma non c'è dato sapere. Non è come schifo. Non senza mangiare. Era fin di ferro. Questa cos'è? Sarà un. Non so. Non so, me la descriva lei che è no, sì, non è una... È una pastella, una pastella. È una pastella... Di pasta. Di pasta. Pasta. Ma ce n'è un'altra anche in bruschetta, se vuoi. Ma ce n'è anche delle palle. Mangio le palle che mi fanno una voglia assurda. Comunque Danny quando vede palle impazzisce. Quante palle ci sono qua? Quattro. Potremmo condividere. Vabbè, voi tenete le vostre, io tengo le mie. Giusto. Di che sanno queste palle? Sembra quasi una crocchetta di patata, anzi... È una crocchetta. No, una crocchetta di patata. Perché sono del team patata. Trattano bene il cibo. Diciamo che il cibo, la sua forma rispecchia l'essenza. No, no, c'è la patata. Ok. Perché dici essenza? Hai ragione. Come lo zoppo. Da dove è uscito quello dalla barba? Li crea. Li crea. Mi sento veramente privilegiato in questo momento ad avere un posto in prima fila per godermi questo spettacolo. Aspetta che una delle cose non commestibili si è unito alla tua barba, voleva scappare, è diventato parte integrante. Descrivici, cioè tu ok, mangia però... Lui mangia e fa così. Sì, no, ma non so se stai dicendo è buono, credo che sia un suo meccanismo per deglutire. È come un tucano, lui muove. È una danza. È una danza. Ah, certo. C'è una movenza precisa. Comunque, uno dei dogmi di Thomas è quello di non lasciare nulla nel piatto. No, niente. Sì. Quando passerà lì, mangerà anche i carapaci. Raccogli. Secondo me ne è carapacissimo. Io ti odio. Lo so. Ma ti voglio più nei video. Sì. No! Non gira la... Perso una caloria, mi capita spesso. Sono a stereo, vorrei ubriacarmi per soffrire meno. Buttatelo negli occhi così. Ma veramente. Non mi bevi l'acqua. No, se posso avere una richiesta, ho lo stomaco un po' debole, posso avere la temperatura ambiente, sono serio. Cioè tu ti mangi? Non sto scherzando. I bufali morti, li ammazzi tu e li mangi e poi vuoi l'acqua. Scusa, non è di gradimento. L'antipasto è andato, proseguiamo con un primo che è il nostro Xmirri. Me lo puoi scrivere gentilmente? Queste sono delle busiate con scampi, gambero rosso di Mazzara e pesto. Madonna, di pistacchi. Ragazzi, pesto di pistacchi. Sai che il pistacchio può andare in autocombustione? Questo l'ho imparato in un video insieme a Murri. Puoi mangiarlo. Com'è elegante quando vuole. So refreshing. So refreshing, certo. Allora, vado ad assaggiare questa busiata da busiato. Sì, per piacere sia. Muovitela, ti prego. Veramente, veramente buona. Perché comunque, ragazzi, tu sei abituato alla quantità, però noi. No, ma no. Noi vogliamo farti mangiare la qualità. Ma porca miseria che buona. Smettila. Mamma mia, ma com'è che stiamo mantenendo la casa? Ascolta, di solito hai mangiato, Danny. Cioè ci metti 2 secondi a finire i piatti da 7 kg, perché ci fai soffrire? Ha bevuto un chilo di parmigiana. Ce la smezziamo dopo. Ma per piacere. Ma ne vuoi un pochino? No, no, metto via. Cioè ovunque. Non puoi sprecare il pesto di pistacchio. Che i pistacchi soffrono quando li pestano. Aspetta, prima gli devi dire... Non hai scampo. Bravo. Problemi della vita, cazzo. Vorrei avere io i tuoi problemi. Puoi mettere latte e cereali, non ti fa. Effettivamente. È tipico. È più economico. Le busiate con crema di pistacchio e latte e cereali. Alla fine del video sarei curioso di passare con un pettine nella sua barba e vedere quanti altri piatti riusciamo a fare. Questa devi schiacciare e sucare. Ah, lui morde proprio il carapace. Cioè per lui sono patatine queste. E croccanti, quindi diventano patatine. Dobbiamo fare cambio di posto perché non so se già la giungo, ragazzi. Sto avendo delle emozioni contrastanti in questo momento. Io ora mi mangio quell'altro. Sì, ma ci arriva in bocca prima o poi. Ah, lui va a step, adesso si sta mangiando
tutta, adesso continua anche con la pasta, la prende e mette la mano a forchetta, ruspa e mangia. Ma questo è diverso comunque, lo questo vogliamo dire, però è un gambero, ecco perché. Questo è diverso. Ma è un'altra cosa. Ma ci sono sempre questi piatti di cavallo. Non ma mi scherzo, cosa sta roba? Non so, ma non so cos'è questa roba, mangia. Non si dice roba, perché sembra dispregiativo, sembra che ti abbiano messo cose di bassa qualità. No, non si è mai. Scusami, ho bisogno di vedere del sapore. Spremitelo negli occhi, ma veramente io sarei tentato di spremere. Credo che una goccia ci sia vinta. Beato te. Allora, fino a qui mi sono veramente divertito. Sì. E poi metteremo quella pasta. Dei massaggini così non guardi. No, io ragazzi. No, a schiaffi non voglio. Comincia a essere difficile. Solo c'è. Io conto le cuciture nella tua base. Sì, datemi qualcosa da fare. Qui, sbatti la testa contro lo spigolo fino a quando non sta qui. Mi piace come format. Sì. Voi parlate, io magno. Sì, bravo, quindi noi intratteniamo, ma mangia però, eh. Ottima scelta comunque. Grazie. Beh. Quello era il martello del giudice. Sì, tutto. Va bene. It's ok. Possiamo passare al secondo? No, stavo aspettando il pane per fare la scarpetta. Non vorrei mai essere maleducato. Sta facendo, vorrei io scarpare. È una cosa comunque fatta anche a voi. Al sud io penso la scarpetta. Assolutamente sì. Ah, però grazie di là. C'è qualcosa di integrato. C'è la pasta della pizza. Questa roba. Ma è un delfino, ragazzi. Io sto per dire. Cos'è? È tutto a base di pesce, quindi... Quale sarebbe? Scusa, me lo puoi spiegare? Guarda, non è che adesso so proprio tutto. Aspetta, scusa, che ti faccio sapere tra poco. Cosa sarebbe? Scusamelo. Sì, però se cominciamo a mangiare, cioè, veramente. No, scusa, mi ha chiesto. Mi spieghi, Thomas, hai finito un chilo di parmigiana in 8 secondi e adesso non riesci a... Vorrei mordere il vetro della bottiglia. Sei di Padova, mica di Murano. aiuto, voglio andarmene via. Cosa vuoi? L'acqua, quell'ambiente. Quella fredda. Quella fredda o l'ambiente? Quella fredda, almeno hai un sapore di freddo. Possiamo cortesemente passare al secondo, Thomas? Siamo al 66% della cena. Yeah. Se adesso levo l'intestino, altrimenti mangia pure il ferro. Tutto addosso. Ma questo sembra integrale? Ce l'hanno la pastiglia, non è che devi per forza... No, perché quando ho finito c'è un ritratto. Sai quelli su YouTube che fanno qua, quello ribaltano e c'è un ritratto. E lui fa così con i piatti. So refreshing. Allora, grazie. Facciamo questo fritto misto. Mettici il limone. Perché sì. A noi piace limonare. No, sì. Perché è tipico. Devi qua. Spizzarlo sul fritto. No. Hai gli occhiali, non preoccuparti. Non lo sa. Nulla a caso. Muri non sa di avere gli occhiali in realtà. Sì, non lo devi pugnalare. Ma che roba. Hai visto come sgorga? Sta piangendo limone. Potresti farlo più in basso, grazie. Molto bene, allora, da dove partiamo? Io ti consiglierei da questa fritturina, poi ti fai tutto il giro del Mediterraneo. Cos'è? Stavo dire per loca, ma è pesce, quindi. Mastica come. Fai come il cane nella ciotola, ti prego, finisci rapido. Ficcaci la testa, com'è? Molto molto buono, e sai perché? Perché comunque è croccante ma è anche morbido, cioè, quindi non sporca ma crocca. Esatto, porca. Io però dovrei, diciamo, capire se quello che gli sto offrendo è di prima qualità. No, devo fare no, perché tu siamo venuti qui proprio perché sapevi che si mangiava bene, quindi... Ah, il limone va bene. Schizzatelo via. Occhio che superi le calorie. Sono già fuori, sono a posto. Mi ha riempito. Ormai se ne parla domani a colazione. Esatto. Mamma mia. Oh, adesso ti riconosco. Ora sì che ti riconosco. Adesso io sai con cosa continuerei? Con il polpo. Dai un bello smozzico sulla testa del polpo. Infilalo tutto dentro. Ma cos'è? Sento che schizzo un sacco se mi porta la testa. Sì, ma... Cioè, fa un po'... Dai! Godine, quanto è buono. Forza. Porca miseria. So amazing. Tentacol prossimo. Abbattiamo in qualche modo. Mi sta passando la fame. No, questo è ancora un antipasto per te. Bravo. Che soddisfazione, mamma mia, quando guardo queste cose. Vorrei baciarlo per sentire il gusto. Sentire il suono. Lo annuso e te lo passo. Bravo.
prego. Era un forno misto morbidente. A quante calorie stai questa settimana? Non farlo parlare, ti prego. Mangia. 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 Era andato così bene fino ad ora, siamo dovuti passare forza al gore in questo momento. Guarda, ma te lo giuro. No, no. Guarda, ti dico, voglio dirti che io anelo che tu finisca di mangiare presto. Non devi levarlo. Non devi levarlo. Agitato come se quello non fosse buono. Buoni gli anelli di cipolla. Che cipolle avete qui a Palermo? Questo era troppo cringe. No, molto buoni. Cringe. Era troppo cringe. In dialetto veramente cringe. Non cringe, ma cringe. Non è cringe. Perché è più delicato. È più diverso. È comunque un signore. Hai ragione. È cringe. Scusa. Facciamo un ripasso. Allora. Sì. Ok. No, non ci sta il ripasso col pesce. Era brutta. Non ci sta il ripasso col pesce. Non ci sta il ripasso. È un vino. È un vino. Ah, oltre la roba. Noi non siamo cultori di tale bevanda in quanto io astemio. Lo zibibbo. Un veneto, un veneto astemio. Lo zibibbo è quello di Striscia. Il grillo. Ovviamente sto gustando il mio pasto, quindi non sto qui a pensare a queste cose. Ragazzi, ti prego. Posso appoggiarmi qua? Si appoggi, si materiale. Si appoggi. Facciamo così. Gliela rendo più morbida. Guarda, ma se mangio una mia caccola, vale. Perché... Ti prego, dammene una. È comodissimo. Non ne ho, ne voglio una. Aumenterò un po' il sodio, ma va bene. Proseguiamo con. Mi è partito uno sputo di scusa. Era per alimentarlo. Questo è baccalà alla vicentina, no? Baccalà alla vicentina a Palermo è chiaramente un piatto tipico. È merluzzo? Sì. Bastava chiedere. Baccalà è un merluzzo. È il merluzzo messo sotto sale, poi dissalato e fritto. Amazing! È su questo. Ve ne aspettavate? No, che parlassi il portoghese no. La pelle si mangia. Sì. Tu mangia. Fritto. Fritto tutto si mangia. Tu, quando fritto è buona pure la carta, vai. Apri già la bocca perché è facile che ti metti da solo. Lui non ne può più neanche lui. Il crostaccio stesso si getta nelle fauci. Guarda che scolpito che è lei. Bene. E visto che addome. Che striature. Cazzo ridi, mangia! Ma io sto soffrendo davvero. Forse non lo sapete, ma noi non mangiamo da credo 7 ore, ok? Io ho fatto. Abbiamo girato giusto 2-3 video così. Oh, piano, io non mangio da ieri sera. Tu mangi una volta al giorno sempre. E quindi? Solo che mangi per 4 persone, quindi va bene comunque. Io non farei avvicinare troppo alla bambina, la mangia. Gli umani ancora. Per ora no. Per ora. Si è dato un timing già, lui ha una scadenza là dove potrà anche cominciare a mangiare gli umani. O l'umanità. O l'umanità stessa. Smembra comunque qualsiasi cosa gli si fa davanti. Lui ha una sua guida, si chiama il gambero rotto. Agua! Stava scappando! Le poisson, le poisson. Pesciolino. Togli del cibo per metterne altro. Sì, è la legge della legge alchimia. Fa spazio. Saremo una leg. Ti giuro che se mi arrivi in occhio. Ma volete ordinare i dolci intanto? No, che dolce? No, come no i dolci? Io non chiudo un pasto salato senza il dolce. Portatevi una torta adesso, mettetegliela qua dentro che la mangiamo. Ma non so cosa. Piccolo dolce, sindaca. Scegli, prendi il menù, scegli. Ma che cassata hai detto su adesso? Cassata, la devi provare. Ma che c***o? Perché da noi si dice che c***o? Che cassata hai detto? Non ribatti. Ma è altra persona, non farlo parlare. Sì. Mangiare una carota? Mangia il sedan, la carota, mangia tutto, sì, dai. Quando mangiamo anche noi? Poi la mangio dopo che io ho mangiato il mio riso e la mia erba. Un dolce qualsiasi, anche un cucchiaino di zucchero. Una bustina del bere. Ditemi che è tipico a Palermo aprire una bustina di zucchero e mangiarla. Sì, lui sarà contento. Raga, se lo togliete davanti, ripassa e ricomincia a rimangiare tutto quello. Lo monta e lo rimangia. Credo che abbia ancora. Sta mangiando una marea di verdure. Ma tiragli fuori qualcosa. Sai cosa fanno a un vegano prima di operarlo? Lo sedano. Trova carote dove non ci sono, ma che le coltiva! Moltiplica lui. Ma chi sei? Tappo di Winnie Pooh? Come fai a avere tutte queste carote? No, ti prego, dopo. Sta uscendo l'acqua. La buttiamo, no? C'è ancora un. C'è un gambero, se lo sta tenendo per la fine, secondo me. O per la torta. Non solo un gambero. Era.
Non formulo più parole, non riesco più ad assemblare sillabe. È anche vero, Mulete, hai scelto un piatto veramente difficile da mangiare. Quindi è colpa tua. Potevi prendere Chiedo, vorrei essere un brodo. Un brodo? Io devo prendere un brodo. Tipico bevi brodo. Un brodo di gallina base. Però in Sicilia si mangia bene. Cioè, quando mangi qui vai sul sicuro. Così. Io vorrei un cacciavite per piantarmelo nell'arteria. Ma lui in realtà, cioè, noi pensiamo che sia un andone. In realtà è un enzima che non funziona. Di quell'enzima che controlla le minchiate, io non ce l'ho. Vabbè, ma se vuoi rendere, cioè, vuoi non renderlo tutto un no, splatter. Abbiamo finito comunque, signori. Piano piano è andata. Cioè, sei un incrocio tra MasterChef e Nightmare, praticamente. Abbiamo l'ultimo gambero. Ok, per chiudere questo. Scusate. Sì, chi è? Pronto? Che brezza che ha chiamato il telefono. Per chiudere appunto il pasto salato. Vi dico solo questo. E poi attendiamo il dolce. Io sto ancora aspettando il dolce, c'è un'ora, io aspetto il dolce. Fissare. La barba? Sì, perché. One hour later. Ah, è un'ora che stiamo aspettando, ma. Stiamo facendo fare una cosa. No, aspetta, quanto tempo ci vuole fare questa cosa? 2 hours later. Io mangio la salvietta come succhiala. Poi se la puoi succhiare. Ma non c'è nulla qua. 3 hours later. C'è il cameraman che piano piano comincia così a sbiascare. Il cameraman sta morendo dentro. Later. Fermi. Vedo la Madonna. Cos'è questa costruzione qua? Questa roba. Allora, qui abbiamo un cestino di frutta. Cioè, no, proprio. Penso ci sia la ricotta che è tipica qui. Me lo può descrivere, signor Murri? Sì, è un cestino di sbrigati con dentro della veloce. Hai illuminato tutto. Cos'è questa? Non lo so, ma di solito si infila nel naso. Grissini al cioccolato. Grissini al cioccolato. Davvero? E come sono? Grissinosi. Sì, c'era buono. Oppure mi aspettavo di meglio. Grissinoso lo accettiamo. Però questo devi mangiarlo. Cos'è? Tipo platano? Questo sì. Un foglio, una foglia. Banana. Ma credo sia platano. No, è una foglia di platano. Credo che sia corteccia. Sei confuso, cioè, è dolce o salato? Devo riprovare. Ti prova? Guarda, ma non ce ne frega proprio un cazzo. Ma se è dolce o salato? Te non è peccato. Non risponde. Sta dialogando con qualcuno che ti ha fatto la voce prima. Baciata. Bravo. Comunque lo fa per farci soffrire. Oh, adesso si gode. È così che andava mangiata. Mamma mia. Vedi? Com'è grissinosa? Non mi guardare, ti prego. Allora è troppo cotta, sinceramente. Non è strano perché l'hanno cotta due volte. Ah, perché è ricotta? Certo. Non dormirò la notte dopo questa video di Thomas. Stanotte avrò gli incubi e andrò a dormire con i miei genitori. Ma cos'è quella pianta verde? Ma l'arancia puoi toglierla. L'abbiamo mangiata? Ma prima no, e ora sì. Sta cadendo quel pezzettino di... Puoi togliere quelle piante che mi fanno... Sembrano piante di banano. Togli l'aloe e no. Mettilo lì. Ma è vera. Neanche la truppa ne può più. Mamma mia. Allora io ho finito. Fino a due secondi fa però, curiamo le immagini, facciamo. Adesso dice non me ne frega niente. Giusto, perché doveva andare tutto bene? Doveva andare tutto bene. Dove vai? Dove, perché? Cioè, guarda che roba. Un piccolo focus. Cos'è quel ghiaccio? No, signore, che mi prenda l'anima adesso. Chiamami al cielo. Ma io domani mattina non vengo, ma vaffanculo. Cioè, ma... Io sto venendo adesso. Nutriti, uomo. Ma tanto buono. Ne hai tanto buono. Hai una notifica di macro. Prova a leggere, dai. Fai l'ID face, la sempre 9. La bocca, io sto soffrendo come un cane. Legga la notifica di YouTube, cosa dice? Perché buoni gli hot dog, le patatine fritte, i panzerotti, le arancine di riso, i crauti, le alette di pollo e il dolce. Ma dove li hai visti questo? Ti sto parlando.